Come ti fregano? Allora, l'altro giorno, cioè ieri, ho fatto un video in cui ho raccontato questa cosa, la musichetta. Oh, mi mancava, dice, dov'è la musichetta? Non avevo schiacciato il tasto musichetta. È un video in cui ho detto attenzione, perché mi hanno scritto almeno in 30 persone nell'arco di 2 minuti dicendo mi è arrivato un messaggio con dei codici da inviare, cosa devo fare? Io fermi tutti! E poi sono andato a dirlo. A dirlo online, no? E ho fatto un video che peraltro sono sconvolto. Se andate a vedere su Facebook, sono ancora sconvolto. 36.000 condivisioni, cioè, non ho mai visto una roba del genere. Vabbè, anche perché, con tutto il rispetto, però i miei piccoli numeri, 300.000, sapete, oggi parliamo di 20 milioni di follower, sono veri. E quindi quelli sono, perché ogni tanto fate una cosetta, vedete, 300.000 fa questo tipo di like. Ora, quello era ovviamente un video speciale, no? Fa quella roba lì. Quindi quell'altro che ne ha 4 volte tanto, 10 volte tanto, deve fare 10 volte tanto? No, fa uguale, e allora c'è qualcosa che non torna. Comunque, detto questo, se no qua non usciamo più, come ti frega, non lo faccio vedere, cioè vi voglio spiegare questa cosa un pochino meglio, perché c'è chi non l'ha capita. Io solo ho detto, fermi, non inviate niente! Così intanto si sono fermati tutti. Allora, quando noi, per chi non l'ha capita ve la spiego così, quando noi cambiamo telefono, cosa facciamo? Cambiamo l'apparecchio telefonico, cioè lo smartphone, ok? Si rompe e prendo uno nuovo. Prendo la SIM, la metto dentro quello nuovo, ok? Giusto? Sì, perfetto. E a quel punto installo WhatsApp, trallallero, trallallapp. Lo installo e lui mi dice: oh, ciao, chi sei? E tu scrivi: sono questo numero qua. E scrivi il tuo numero. Per verificare che tu sia tu, ti mandano un SMS, cioè quello che arriva via SIM che avete appena messo dentro, dove c'è scritto 645791. Tu quel numero lì lo inserisci dentro la schermata che ti ha chiesto l'SMS per verificare che sia tu, pluc, e WhatsApp diventa tuo. Se in più prendi dei backup, bluc, tornano tutti i vecchi messaggi. Ok? Perfetto. Loro che cosa fanno per impossessarsi del vostro WhatsApp? Poi dici, ma che se ne fanno i WhatsApp? Ma ve lo spiego. Come fanno? Ok? Come fanno? Fanno così. Entrano e dicono di essere voi. Ovviamente queste procedure sono automatizzate, non è che c'è un omino che ce l'ha proprio con voi. Nella maggior parte, cioè sono sistemi semi-automatici, cioè ci provano a raffica, a strascico. Ci provano. Sapatan, ecco, sapatapi, ma perché? Ok, ci provano a raffica e qualcuno prima o poi lo pescano. Quando lo pescano interviene l'omino, a cui il sistema dice: ehi, guarda che quello c'è cascato. E ti mandano quindi un messaggio che ho scritto: ehi, via WhatsApp, perché tu WhatsApp lo vedi normalmente. Guarda che ti ho inviato un codice, puoi trasferirlo a me, è urgente. Quelli un po' più disattenti lo mandano. Dico: ma sì, mi è arrivato un codice, aspetta che lo mando. Plum, da quel momento WhatsApp si spegne. Puff. Peraltro ho anche scoperto un'altra roba, che questi qui, se per caso gli rispondi male, con il ditone, con quelle cose lì, ti mandano anche altre due o tre robettine che non sono virus, ma sono dei messaggi fatti apposta per bloccare WhatsApp, perché ci sono bug in giro. Quindi non rispondetegli male quando ve lo mandano. E il messaggio che arriva più o meno una cosa così, io ce l'ho in inglese, ma più o meno una roba così, e questa qui è la schermata dove di solito bisogna inserire il codice. Avete capito? Per cui se vi arriva la richiesta di codice da mandare, nine, è una sorta di doppia autenticazione, non dovete mandarla, questo mai, 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 l'ho già detto mai? Mai.